mostra che non è solo una mostra, ma è un tassello di un percorso di comunicazione ben più vasto. La mostra rende visibile quello che è il prodotto e il servizio, ma un catalogo ben articolato racconta quelli che sono i principi che hanno selezionato questi prodotti, una mostra itinerante e un sito web organizzato appunto per un accesso più amichevole, più facile di questi principi, di questi criteri di selezione. Quindi la mostra è uno dei tasselli di questo processo di comunicazione che tanto ADI sta perorando verso la visibilità del valore del design rispetto al mondo e la leva strategica, economica e culturale che rappresenta. Come avvengono le scelte? Quali sono i vari criteri di selezione, che sono molto ampi, mi rendo conto? Ma... È un premio con una base scientifica importantissima. Ovvero è un percorso che si sviluppa nel corso di un anno e parte da segnalazioni territoriali, quindi un osservatorio permanente di quelle che sono le eccellenze, quindi non solo riceve ma cerca anche queste eccellenze sul territorio e poi vengono confluite in una griglia di carattere tematico, quindi nei 12 ambiti che sono stati selezionati, che vanno dal design per il sociale all'abitare, alla mobilità, al lavoro, all'uomo e così via, che vengono poi incrociati da un sistema di valori che vengono rappresentati poi nei prodotti. Quindi per noi è una matrice doppia, estremamente selettiva, con base scientifica e che riduce al limite il criterio del mi piace o non mi piace. Index e il passo d'oro che arriverà poi come finale dell'index è un premio scientifico prima che